amici di Valdo TV, ben ritrovati. Ci troviamo oggi nella splendida cornice della birreria Pedavena per chiudere un cerchio che abbiamo aperto quest'estate. Parlo naturalmente del campionato F1 Series che si è svolto presso la pista verde di Fener. Questa sera andiamo a premiare i 39 piloti e la circa ventina di squadre, di team che ha partecipato a questo campionato di F1 Series. Compagnia di Michele Dalla Piazza, presidente della Prealpi RC, che da 4 anni gestisce anche la pista verde di Fener. Michele, un commento: siamo arrivati alla serata finale, tu hai anche partecipato? Sì, assolutamente, partecipato a tutta la competizione, meno che una gara, purtroppo, che per impegni personali non ho potuto correre, e questo ha, diciamo, influito molto sulla classifica finale. E sì, è stata una stagione fantastica, questa series creata quest'anno ha dato enormi soddisfazioni sia di adesione che di divertimento, che di show, diciamo, anche nella gara stessa. Bellissimo, un anno speciale veramente. Novità per il prossimo anno, apriamo un altro cerchio? Guarda, noi come pista, come tracciato, sicuramente, visto anche quest'anno trascorso, saremo orgogliosi di ospitare per il prossimo anno una seconda F1 Series di sicuro, e tutte le novità che il Mike Candy Team porterà sul nostro tracciato di sicuro. Sì. Per la cronaca, vince la classifica Luca Conte del team Minardi, seguito dal fratello Daniele Conte. Al terzo posto Francesco Mionetto del team Jordan 7-Up. In compagnia di Andrea Grigoletto, che è l'ideatore anche di questo campionato ed è all'interno del Mike Candy Team che organizza questa serie di eventi alla pista verde. Siamo arrivati alla serata finale, vorrei un tuo commento anche diretto magari ai piloti, chi vogliamo ringraziare? Beh, come sempre, grazie a queste cose qui bisogna anche ringraziare appunto gli sponsor Almaforte, Arcano Gioielli, Gigi Pint, non voglio dimenticarmene, poi c'è la Capricorn, che è un'azienda di modelli radiocomandati, e la Gioielleria Pasa, che mi dà sempre una mano per le premiazioni, quello è sicuramente un grande aiuto. E niente, abbiamo organizzato questo F1 Series e siamo alla serata conclusiva, siamo alla serata di premiazione. Questa sera avremo tutti i piloti qui con noi a ritirare i loro premi, chi è arrivato primo ovviamente, chi è arrivato ultimo, c'è sempre un primo e un ultimo in tutte le classifiche. E sì, spero sia una bella serata, spero che i piloti si siano divertiti durante le quattro prove che sono state disputate durante l'anno 2017, e siamo qui per la premiazione finale insieme appunto anche a Valdo TV, che ci dà sempre una bella soddisfazione quando sui social vediamo delle persone che ci iniziano a conoscere. Valdo TV è molto contenta di aiutarvi anche espandere questa rete di conoscenze, così magari il prossimo anno, e proprio questa è la mia domanda, il prossimo anno Valdo TV vi potrà seguire ancora? C'è qualcosa che bolle in pentola? Bolle in pentola, sì, beh, ci sono sempre cose che bollono in pentola sulle cose che per fortuna sono riuscite molto bene. L'F1 Series è una cosa che è riuscita molto molto bene. Il prossimo anno cerchiamo di fare una stagione ricca sempre di persone che si iscrivono, che possono colmare un gap minimo di piloti. Per la stagione 2018 le novità saranno il monogomma, ci saranno altre novità sugli sponsor, e in più verrà anche fatta una giornata di gara solamente di elettrico, perché quest'anno c'erano più gare, sia motore a scoppio sia elettrico, e invece il prossimo anno la stagione sarà composta solamente da gare di elettrico. Ultima domanda, noi ci siamo lasciati con una domanda e tutti i nostri telespettatori sono sicura che si stanno chiedendo: ma tra Andrea Grigoletto e Michele Dalla Piazza, che ora chiamiamo qui insieme a noi, chi ha vinto? Chi di voi due è arrivato? Vieni Michele, vieni, perché voglio anche te.
Io effettivamente non lo so, non ricordo la classifica, sono sincero. Siamo sicuri? Siamo sicuri? Io so che lui è arrivato dopo. Lui sa che tu sei arrivato dopo. Qualche commento? È stato un problema tecnico che ha vinto lui. E l'importante era esserci insieme. Chiediamo almeno se ti sei divertito. Moltissimo, mi sono divertito. Secondo me più di Andrea. Oddio, siamo tutti e due impegnati in organizzazione, quindi di sicuro è una corsa contro il tempo e a fatica riusciamo a gestire i nostri modelli, però veramente sì, ci siamo divertiti tantissimo. E allora adesso vengo da te, ti sei divertito anche te o hai pensato solo a vincere contro Michele? No, io mi sono sempre divertito in queste gare qua perché la nostra passione deve essere quello, divertimento prima di tutto.